Pasqua di solidarietà per la comunità di Sant'Egidio, che anche quest'anno ha distribuito pacchi spesa alle persone fragili. Ce ne parla Roberto Anselmi. Buonasera! Rosa! Giovani stranieri e italiani insieme anche nel giorno di Pasqua per portare un pacco e un po' di calore agli anziani del centro storico di Genova. È il movimento della fratellanza umana nato in seno alla comunità di Sant'Egidio. È un gruppo molto eterogeneo, siamo ragazzi italiani, siamo ragazzi stranieri, non solo provenienti da altri paesi ma anche di altre fedi religiose. Prima il punto nella sede dell'Annunziata, poi si confeziona. Generi di prima necessità e oggi un uovo, una colomba. Anche nell'altro non trovo le due. Sono circa 5.000 i pacchi che Sant'Egidio consegna in tutta la città. Prima dell'emergenza Covid erano poco più di 1.000. 500 quelli portati a domicilio a persone fragili, anziani, disabili, malati psichiatrici. 100 nel centro storico sono consegnati dai giovani della Fratellanza Umana. Tutti hanno bisogno di poter aiutare qualcuno e in questo i giovani cristiani, musulmani, di diverse fedi religiose si sono sentiti molto uniti, è nata un'amicizia ed è nato un movimento bello che ci sembra possa essere un momento di umanizzazione per la nostra città e per tutto il nostro paese. Un aiuto concreto ma anche un segno di vicinanza umana che unisce giovani e anziani, vecchi e nuovi europei. Hanno bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di loro. Una vita senza anziani è una vita pericolosa. Tutti i modi mi danno coraggio, mi fanno i sorrisi, mi tengono come se fosse una di loro, di casa di loro. Un momento insieme in un giorno di festa, ma soprattutto nelle tante, lunghe giornate segnate dal Covid. Buona Pasqua! Ciao! Ciao! Ciao, ciao. Ciao Gioia!